Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo previsto all'incirca nei prossimi 10 giorni, ossia tra l'8 e il 16 di marzo. Potremmo titolare questo video "L'inverno non si arrende, anzi arriva di nuovo la neve anche in pianura sull'Europa centro-orientale". Comunque, per quanto riguarda l'Italia, due fasi: tra l'8 e il 10 marzo un vortice di bassa pressione centrato dapprima sulle Baleari si sposterà fino alle regioni centrali, fino al Tirreno, portando l'8 e il 9 piogge sulle regioni centrali e poi il 10 piogge anche al sud. Per quanto riguarda le temperature, in questa fase temperature nella norma, a parte un lieve calo il giorno 10 per aria più fredda richiamata dai Balcani sull'Adriatico dal vortice di bassa pressione centrato sul Tirreno. Poi una seconda fase tra l'11 e il 16 di marzo. Due spezzoni del vortice polare raggiungono l'Europa centro-orientale con nevicate persino in pianura sulla Germania e su tutto l'est e nord-est europeo. Ma l'aria polare non raggiunge l'Italia perché è protetta dall'anticiclone delle Azzorre. Quindi bel tempo in questo periodo su tutta l'Italia con temperature nella norma. E poi? Ebbene, fino a metà mese il vortice polare sarà ancora assente da circa il 50% dell'area del circolo polare, mentre due o tre spezzoni del vortice polare seguiteranno a scorrere fino a medio-basse latitudini fra il Nord America e l'Europa. Quindi non è mai esclusa la possibilità di un'altra ondata di freddo dopo metà marzo sull'Europa e chissà anche sull'Italia.